si scontrerà. Questo è un momento importante perché stiamo realizzando l'incontro della formazione di oggi grazie ad un protocollo d'intesa firmata con il Presidente nazionale Mandelli e l'Ordine degli Infermieri. Noi abbiamo bruciato un po' i tempi perché grazie alla Fondazione Cartuceo, che riunisce tutte le professioni sanitarie, siamo riusciti a concludere con gli ordini degli infermieri questo importante momento. Sul piano pratico, in cosa consiste questa prova? Sul piano pratico consiste nella una perfetta inoculazione del vaccino e soprattutto nei processi di diluizione dei vaccini che da multidosi vengono a essere trasformati in dosi singole. In questo siamo sufficientemente preparati anche perché i nostri farmacisti hanno seguito il corso programmato all'Istituto Superiore di Sanità e hanno integrato questa formazione con un corso previsto dalla Fondazione Cartuceo e anche con l'invio telematico di un vademecum per una perfetta vaccinazione. Quale contributo vi aspettate in termini percentuali dalle farmacie del territorio provinciale? Allora, sappiamo bene che le farmacie sono presenti in ogni città, cioè in ogni paesino della nostra Calabria, della nostra provincia, quindi il loro sarà un ulteriore contributo importante per l'eradicazione di questa brutta malattia ed epidemia. Quindi loro sicuramente saranno un ulteriore strumento nelle mani della sanità pubblica per debellare il maledetto virus. 1,8 di... Dottor Alloe, siamo in una fase particolarmente delicata di tutto il processo di vaccinazione, che è quello della diluizione. Come preparate il vostro personale e soprattutto come viene fatta questa operazione? Noi in ospedale abbiamo una sala proprio per la preparazione e si occupa della diluizione e insegnare, fare da tutoraggio agli infermieri la dottoressa Scalese, lei che nella prima fase è stata da sola a preparare le centinaia di fiale e le diluizioni, poi man mano che è aumentato il carico di lavoro abbiamo formato gli infermieri. Abbiamo visto che gli infermieri adesso sono abbastanza bravi, hanno un'ottima manualità e la fase che sta facendo adesso è importantissima, perché se vanno a fare una diluizione in un modo veloce, rapido, vanno a rompere i liposomi. Quindi è importantissimo la diluizione lenta in modo tale che poi quando andiamo a inoculare, inoculiamo il vaccino e non un prodotto che magari può essere diluito completamente. Ma loro sono bravissimi, hanno seguito il corso da noi e adesso a loro volta stanno insegnando agli altri, quindi fanno da tutoraggio. E comunque in ogni caso noi in ospedale alla Mesa Terme c'è sempre la dottoressa Scalese che è disponibile per qualsiasi tipo di informazione, di diluizione o qualsiasi tipo di problema a dare il suo contributo. Come è andata, dottoressa? Tutto bene, no, è una bellissima esperienza, perché dalla teoria alla pratica c'è sempre, comunque bisogna sempre provare, ed è stata la dottoressa qui, mi ha aiutato, è stata bravissima e veramente emozionante, quindi sono contentissima di essere stata tra le prime a aver fatto questa esperienza qui. Giusto per darvi ancora di più.